There's a magic in the early morning we found, when the sunrise smiles on everything around. It's a portrait of the happiness that we feel and always will. Oh, it is enough to fill our lives with love. Oh, we spend our days like bright and shiny new dimes. If we're ever puzzled by the changing time. Tutto viene giù. Grazie. Ciao, Nicholas. Ciao. Ma non senti un odore strano? Io no. Sembra quella robaccia che si mette il ragazzo di mia sorella. Ah, la lozione per la barba, vuoi dire? È vero, quando mi rado me la metto anch'io un po'. Vogliamo andare? Sì, certo. Sai, mi fa piacere che tu mi accompagni a scuola. Beh, visto che sei nuova della città, ho pensato che ancora non conoscevi bene la strada. Grazie. Sarà meglio muoverci. Puoi aiutarmi a portare qualcosa? Quello che vuoi. Mi piace andare a scuola a piedi. Dove ero prima dovevo prendere l'autobus. Non era mica una cattiva idea. Il ragazzo di mia sorella l'accompagna sempre a scuola. È il suo ragazzo fisso. Fisso sul serio. Da quanto tempo usi questo coso? 2 anni. Mia sorella mi racconta tutto quello che fa con il suo ragazzo. E anche a te i tuoi fratelli raccontano tutto. Oh, sì, sì. Sai, Nicholas, sei il ragazzo più simpatico che ho conosciuto da quando siamo qui. Sul serio? Sì, e voglio che mi accompagni a scuola tutti i giorni. Tutti i giorni? Così tra di noi ci sarà qualcosa. Mia sorella dice che quando due si vedono spesso nasce qualcosa. Senti, ma ti piace suonare quest'affare? Abbastanza, ma mio padre dice che dovrei provare il flauto. Beh, certe volte i padri la sanno lunga. Mia madre invece vorrebbe che suonassi il piano. Il piano? Grazie per il pranzo. È un bel locale questo. Lo credo, è un posto frequentato dai big dell'alta società. Però che prezzi. Devi aver avuto un bel aumento. In effetti mi va abbastanza bene, non posso lamentarmi. Per la prima volta in vita mia posso spendere qualche soldo senza tante preoccupazioni. È già una bella cosa. Guarda! È da tanto che cercavo un vestito come quello. A te non piace? Ma lo trovo un po' austero. Scherzi, ha una linea così elegante. Tra qualche giorno ci saranno i saldi, forse faranno uno sconto. Anche con i saldi, chissà quanto te lo mettono. Sì, forse hai ragione. Però mi piace. Devo assolutamente avere quel completo. Beh, i soldi sono tuoi. Devo farmi conti. Buongiorno. Salve, sono Paul Taylor. Quello che ha telefonato per Abby? Sì. Abby è in casa? In questo momento no, ma è già assicurata. Già, ma io non faccio assicurazioni. Oh, mi scusi, posso esserle utile io? Non credo, è una faccenda personale. Però potrebbe darle questo. Senz'altro. Lei capirà. Va bene. Grazie. Tommy, conviene essere fissi con una ragazza? Beh, dipende. Da cosa? Da quanti libri suoi ti devi incollare? Lei ha un violoncello. Addirittura? Questo vuol dire che ti sei fatto la ragazza o hai qualcuna in mente? No, ce n'ho già una per le mani. E chi è la fortunata mortale? Non la conosci, si chiama Corinne Gordon. È appena arrivata dal Minnesota. L'ho già accompagnata a scuola un paio di volte. E credo che con me voglia diventare fissa. E quando vai a scuola ti fa portare il violoncello? Sai, è un tipo a cui non si può dire di no. Sì, conosco il soggetto. Cosa mi consigli di fare? Dipende. Lei ti piace? E come? Allora non pensarci troppo. Anche se devi incollarti i suoi libri e il violoncello, non importa. In fondo i vantaggi che se ne ricavano sono notevoli. E prima cominci, più pratica fai. Congratulazioni e benvenuto tra i più, ragazzo. Ah, su, passa.